Pensato per stasera appunto è una riflessione, un dibattito collettivo rispetto al tema della condizione giovanile all'interno della nostra società e abbiamo pensato che per affrontare questo tema sia inevitabile partire dall'analisi di un senso di impotenza, di frustrazione piuttosto diffuso nella nostra generazione, che poi va a generare stati d'ansia, un senso di nichilismo e di fatica a provare a prendere protagonismo per costruire il proprio presente e allo stesso modo il proprio futuro, fino ad arrivare alle ultime notizie drammatiche sui suicidi che ci sono stati tra studentesse e studenti nel contesto universitario. Tutto questo, secondo noi, è legato anche a forme di a mancanze delle istituzioni che dovrebbero essere relegate alla formazione dei giovani, che invece rimangono in un meccanismo di disciplinamento e selezionamento dei giovani senza nessuna volontà di costruire capacità di cooperazione o capacità, progettualità per sviluppare la propria individualità. Tutto questo riguarda anche la socialità e il bisogno umano di divertirsi, per cui soprattutto nelle grandi città, questo avviene anche a Torino, ma non solo, vengono creati veri e propri quartieri movida, in cui i giovani vengono destinati, quasi schiacciati, e tutto ciò crea a volte anche conflitti generazionali tra giovani e altre generazioni, cittadini che abitano i quartieri, ma viene perfettamente accettato. Mentre invece forme di socialità che provano ad andare al di fuori delle logiche di profitto, come ad esempio i rave party o le serate che vengono organizzate in questo posto, sono immediatamente prese di mira dalle istituzioni come fossero un reale problema per qualcuno, mentre sono un problema esclusivamente forse etico o morale per qualcuno. Sono un esempio le casse, il materiale musicale evidentemente pericolosissimo che ci è stato sequestrato qualche settimana fa e che utilizzavamo per le nostre serate. E in tutto questo si pone anche il fenomeno delle difficoltà che esistono per i giovani all'interno delle periferie e del modo in cui le istituzioni problematizzano questa cosa, cioè senza offrire nessun tipo di servizio, nessun nulla all'interno di quei quartieri e di quelle periferie, per poi affrontare il tema solo quando determinati gruppi di giovani si spostano nei quartieri centrali della città che devono rimanere un salotto perfetto e vengono puniti con Daspo urbano o altre misure repressive elaborate per altre soggettività come ultras, militanti politici e vengono usate per singole soggettività giovanili che entrano in centri urbani. Quindi, alla luce di questo discorso, vogliamo anche approfondire il tema della repressione tra i giovani che provano a mobilitarsi, a costruire il proprio futuro, e per questo passo la parola. Ciao a tutte e tutti, ringraziamo nuovamente Michele Zero Calcare per essere qua con noi. Ringraziamo anche Enzo e Sara di essere in collegamento, presenti a questo incontro e ringraziamo tutte e tutti voi per la presenza. Io mi collego diciamo sulla scia di quello che diceva adesso Angelo, provando a dare un po' un quadro rispetto appunto al tema della repressione sui giovani. E, diciamo, provando a guardarla su più livelli. A questo proposito, sicuramente inizierei con un pensiero per Cecca, attualmente rinchiusa alle Vallette per aver difeso una compagna durante un
cieca libera durante un processo con un poliziotto che appunto l'ha molestata, e per questo cieca è stata condannata a 11 mesi di galera. Mandiamo un pensiero anche ad Alfredo Cospito, rinchiuso in regime di 41 bis. E, insomma, partendo un po' da questi due esempi, insomma, ci sembra lampante iniziare a declinare un po' il tema rispetto all'uso che viene fatto della repressione da parte dello Stato, un uso spropositato che in questi ultimi anni si vede sempre più crudo, sempre più, diciamo, anche sincero nel svelare il suo vero volto. Nell'arco di questi ultimi due anni abbiamo visto iniziare una serie di movimenti studenteschi, a partire dalle morti in alternanza di Lorenzo e Giuliano dell'anno scorso, che hanno dato vita a enormi mobilitazioni appunto studentesche, che come sappiamo sono state duramente represse inizialmente nelle piazze, e poi a cui poi hanno seguito degli arresti che hanno visto poi quattro giovani rimanere reclusi per più di sette mesi. Ci siamo chieste un po' qual è la natura di questo meccanismo, che appunto si fa sempre più intrinseco al sistema di gestione della società oggi. Noi appunto sicuramente, partendo dal caso specifico per cui si vogliono criminalizzare le lotte dei giovani, pensiamo che più che un attacco alla persona singola che viene imputata di chissà quale reato, tendenzialmente diciamo inventato ad hoc da tutta una procura che studia il modo per mettere fuori gioco chiunque provi ad organizzarsi in questa città, crediamo che a monte il tema sia quello per cui si vuole in qualche modo impedire una possibilità di organizzazione dei giovani, di tutti coloro che si pongono delle domande rispetto a questo sistema, che continua a riempirci di bugie, che continua a vendersi come un sistema in qualche modo naturale o dovuto, e nel momento in cui ci sono delle persone, appunto soprattutto giovani, che si interrogano rispetto invece a quelle che sono le forme di violenza che vengono perpetrate da questo sistema, ecco, allora la risposta è quella di provare a disgregare questo tipo di possibilità. Le occupazioni di quest'anno, in particolare quella del liceo Einstein di Torino, hanno dimostrato invece che questo tentativo da parte della questura e della procura è stato fallimentare, perché a dispetto di quello che provavano a dire, quindi che le mobilitazioni sono state orchestrate da infiltrati, insomma, o da professionisti del disordine, come un po' provano a vendere quelle persone che semplicemente fanno una scelta di vita che è politica e che è collettiva. Insomma, appunto, queste occupazioni hanno dato la risposta giusta che andava data. Hanno portato di nuovo al centro del dibattito la questione di un futuro diverso, di una scuola diversa, della possibilità di riconquistarsi questi diritti con le nostre pratiche senza doverle demandare a chissà quale partito sinistro che, come abbiamo visto in questi anni, poco ci rappresenta. E anche i ragazzi e le ragazze che appunto quest'anno sono state protagoniste di queste occupazioni sono state duramente represse, in primis con la gogna mediatica che, insomma, ha tentato in qualche modo di spaventare i giovani che invece stavano riappropriandosi di uno spazio che è loro, con la polizia che ha tentato di entrare dentro la scuola e di intimidire le persone che stavano autogestendo il loro tempo e il loro spazio, e per arrivare infine a sospensioni e misure disciplinari accompagnate non solo dal consiglio dei docenti ma anche dalla polizia.
E a questo proposito, insomma, ci chiediamo effettivamente qual è l'intento nel momento in cui un preside si fa accompagnare dalla Digos per decidere se sospendere o meno degli studenti della sua scuola, quale funzione educativa ci sia in questo. A noi sembra più un intento vendicativo rispetto a chi prova appunto a porre una critica allo stato di cose presenti. Più in generale la questione di certo non è migliore. Sicuramente la repressione delle lotte e del dissenso è qualcosa di eclatante ed è qualcosa che riesce anche a risuonare diciamo oltre dei confini di marginalità, perché abbiamo canali e strumenti di diffusione come quello di stasera ad esempio. Però è bene ricordare che in questo paese sono centinaia di migliaia le persone che ogni giorno devono subire la violenza di un sistema giudiziario, poliziesco, statale, che si dota appunto solo della polizia per riuscire a far fronte a problemi di carattere sociale, strutturale, che vengono invece affrontati solo nella loro sintomatologia di microcriminalità, di espedienti, che insomma possono anche permettere un certo tipo di narrazione sui giornali, provando sempre a stigmatizzare coloro che proprio per il modo in cui questa società viene organizzata vivono ai margini e si organizzano diciamo in un altro modo per poter vivere, e di certo esprimono un'incompatibilità rispetto a quello che questo sistema vorrebbe che fossimo. Il caso di Ugo Russo sicuramente in questo senso è eclatante, perché Ugo a 15 anni è stato ucciso da un carabiniere mentre era in fuga sparandogli alle spalle. Quindi diciamo, quando inizialmente 3 anni fa veniva detto che questo povero carabiniere con un Rolex si è solo difeso da 2 ragazzini di 15 anni che non erano neanche armati per davvero, insomma un discorso che è abbastanza oggettivamente decostruibile e che dimostra proprio qual è la scala di priorità per questo sistema e per i paladini dell'ordine che lo governano, perché a quanto pare un Rolex vale più della vita di un ragazzo che appunto anche lui residente delle periferie di Napoli, con tutte le contraddizioni che vivono le persone che non sono ricche in questo paese, un paese in cui sappiamo che essere poveri a quanto pare è una colpa, e questa colpa a volte si paga con la vita, molto spesso purtroppo. A questo proposito è bene anche ricordare ad esempio la quantità di suicidi che sono avvenuti nelle carceri italiane in un solo anno, parliamo di più di 80 suicidi e morti avvenute appunto nelle carceri italiane, un dato che ci preoccupa soprattutto se guardiamo all'anagrafica delle persone che popolano questi non luoghi, nel quale vengono appunto buttate tutte queste persone che per il sistema sono merce da sistemare da qualche parte, un qualcosa da gestire. E quindi appunto insomma in questo quadro abbastanza desolante ci rendiamo conto che soprattutto appunto i giovani sono un po' diciamo la scusa che una generazione più grande della nostra prova a mettere in campo per giustificare una frustrazione dovuta alle sue inazioni, dovuta anzi non solo alle sue inazioni ma anche a tutto ciò che di sbagliato ha fatto, che ha prodotto la situazione di crisi che viviamo oggi, non solo climatica, sociale, economica e avanti, a una situazione generale che ci vede a uno stato di precarietà sempre più violento, sempre più triste. E insomma i giovani oggi è un po' questa tristezza che vogliono provare a ribellarsi, e questo viene costantemente criminalizzato. Ricordiamo ad esempio anche che il luogo che ci ospita oggi, la Scatasuna,
è nel mirino di un'inchiesta per associazione a delinquere, proprio per la colpa di essersi organizzate in diverse lotte a Torino, in Val di Susa, in tutto il territorio nazionale, proprio per pretendere un futuro più giusto, più equo per tutte e per tutti. E appunto la risposta che diamo è proprio questa, quella di rincontrarci, di organizzarci, di continuare invece a tracciare la direzione, diciamo, più bella che speriamo per le nostre vite. Sappiamo che una vita migliore non ci verrà regalata, ma bisogna conquistarla con una lotta costante che parte dal quotidiano e che prova, insomma, a realizzare le utopie che insieme proviamo a rendere possibili. E vorrei adesso cedere la parola appunto ai genitori di Ugo Russo, a cui rinnovo il nostro grazie per essere qui oggi, un esempio di riscatto, quello che noi intendiamo per riscatto, perché a fronte di una tragedia come quella dell'omicidio di Ugo è riuscita a non chiudersi nella stigmatizzazione che i media e la politica tutta ha provato a dare a questa vicenda. Invece ha iniziato a organizzarsi in un comitato che si chiama Verità e Giustizia per Ugo Russo, che continua a portare appunto la storia di Ugo in tutta Italia, in particolare appunto a Napoli, dove Ugo viveva, e che continua diciamo a lottare nel proprio quotidiano per una società più giusta, che non ponga le vite delle persone al di sotto dei beni materiali, al di sotto del profitto, che ogni giorno invece qualcun altro dall'altro prova appunto a innestare nelle dinamiche di questa società. Quindi cedo la parola e grazie ancora ai nostri ospiti. Buonasera a tutti e a tutte. Mi sentite? Sì. Mi chiamo Vincenzo Russo, sono il papà di Ugo Russo, come ben sapete, che stavo raccontando prima alla compagna, un bambino di 15 anni che stava facendo quell'errore che ha commesso, che purtroppo ha pagato caro, pagato con la vita. E 3 anni fa, una sera del 29 febbraio del 2020, mio figlio stava commettendo questa cosa e un giovane carabiniere in servizio, fuori servizio, l'ha finito con 4 colpi di pistola, di cui uno dietro la testa, mentre mio figlio era in fuga. Parlano le perizie fatte dalla Procura di Napoli. E la cosa in più che ci divora, che già dal giorno dopo sono iniziate le criminalizzazioni su di noi, che mio figlio è morto per colpa nostra. E la colpa non è del carabiniere, la colpa è dei genitori e dell'ambiente dove Ugo è cresciuto, anche senza conoscerci. Con questo voglio dire che non solo i media ci fanno questi tipi di attacchi, ce l'hanno fatti le istituzioni di Napoli, i politici di Napoli, lo Stato di Napoli, che ci continua a massacrare e a, fino ad oggi, a criminalizzarci per la morte di mio figlio. Non si è mai parlato che mio figlio è stato ammazzato, cioè è stata vittima di un'esecuzione di un criminale in divisa. Questo non ce l'hanno mai detto loro. Noi lo sappiamo bene. Ancora oggi, ripeto, ci criminalizzano
Cioè, dopo questa storia, noi dopo 8 mesi che non ci facevano sapere nulla, abbiamo deciso di fare un murales con il comitato, con il quartiere e con l'artista Letizia Mandragora. Abbiamo deciso di fare questo murales che chiedeva verità e giustizia per Ugo Russo, e questo murales l'hanno fatto passare il murales della camorra, con caratteri cubitali scritto verità e giustizia, e ci hanno massacrati per 2 anni e mezzo, che finalmente per loro, dopo 2 anni e mezzo, sono riusciti a censurare questo murales. Noi la settimana scorsa l'abbiamo dovuto togliere, cioè non sappiamo più come difenderci, da chi ci dovrebbe difendere, noi non lo sappiamo più. Ringrazio tanto Michele, che lui conosce tanto la nostra storia, ci ha fatto un fumetto e ci ha fatto veramente piacere che questa storia, la stiamo portando per l'Italia, e speriamo che la portiamo magari in Europa e in tutto il mondo, perché non può essere che chi porta una divisa può commettere quello che lui vuole, cioè si sente onnipotente. Mio figlio è stato giustiziato con 4 colpi di pistola, di cui uno dietro la testa mentre era in fuga. Ieri abbiamo discusso la seconda udienza preliminare. È vero che questo processo non lo vogliono mai fare iniziare, non lo so il perché. Ci sono tante e tante tanti atti che parlano, e non riusciamo a capire il perché questo processo non inizia ancora. L'unica cosa che chiediamo noi chiediamo che venga fatta la vera verità di quella sera. E se esiste una giustizia anche per i potenti, deve essere fatta giustizia. La giustizia è uguale per tutti. Allora ci terrei nuovamente a ringraziare i genitori di Russo che hanno partecipato. Allora io innanzitutto ciao a tutti e a tutte. Volevo riportare un po' il focus su quello che poi è il titolo del nostro dibattito, quindi la repressione giovanile, e fare a te, Michele, un paio di domande. Innanzitutto partendo proprio dalla tua serie, quindi Strappare lungo i bordi, che è una serie che alla fine parla di malessere, perché credo che non si possa parlare di repressione giovanile se prima non si parla di un altro fenomeno che è diffusissimo ormai nella nostra generazione. Quindi appunto questo disagio giovanile che io credo che tu sia riuscito a rendere molto bene con l'idea di un denominatore comune un po' a tutti. Appunto un disagio che poi è reso insostenibile perché è un disagio che ci viene dato dalla richiesta delle istituzioni di mantenere sempre un po' un obbligo di attendere a uno standard, quindi sempre la richiesta di essere performanti. E infatti abbiamo visto nell'ultimo periodo l'università contornata da suicidi di persone che non si sono sentiti parte della società, perché hanno sentito di fallire e il sistema e le istituzioni non ti permettono né di dubitare né di fallire. Quindi la mia domanda appunto riguardava la tua serie e volevo chiederti quindi di ripercorrere attraverso quella che poi è la tua esperienza personale questa tua partecipazione, quanto è partecipato questo malessere e poi il tuo sguardo quindi su questo fenomeno. Uno sguardo che non è più studentesco, su questo fenomeno che ormai è generazionale da quanto è diffuso appunto tra i giovani. Allora, sì, vabbè, intanto pure io mi unisco a un sacco dei de ringraziamenti diciamo, a scatasuna per
per l'invito qua oggi, invito a cui manca Cecca, pure io mi unisco ai saluti a Cecca con la speranza di rivederla il prima possibile qua dentro. E grazie a chi è venuto, nonostante sia una città fredda, ventosa, in ospitale. E grazie a Enzo e al comitato Verità e Giustizia per Ugo Russo per il lavoro che stanno continuando a fare nonostante continuino a ingoiare delle cose che farebbero vacillare e saltare i nervi a chiunque, l'ultima delle quali la cancellazione del murales della settimana scorsa. Insomma, un abbraccio grande a loro pure. E faccio una premessa. Io oggi ho detto che quando mi è stato chiesto ti va di venire al festival, eccetera, ho detto di sì immediatamente senza fare troppe domande, perché in realtà mi andava de starci nel momento in cui questo spazio, che comunque a me sta a cuore per tanti motivi, stava sotto attacco. E quando ho visto il titolo della serata in cui parlava dei giovani, mi sono chiesto, oddio, ma che cazzo dico? Sono in grande difficoltà, vorrei dire che non c'è stato nessun tipo di preparazione a questa roba, perché continuavo a rimandare pensando, vabbè, prima o poi qualcosa si manifesterà nella mia mente e chiarirà la cosa. Invece soltanto mezz'ora fa abbiamo parlato un attimo di questa cosa, non c'ho un'idea di come rispondere a queste cose, quindi sarà un ragionamento che faremo tutti insieme e che io faccio per la prima volta qua con voi, ecco, insomma. Quindi se non c'ho una parlata fluente su questa roba è perché, nonostante siano cose che evidentemente riconosco, non so esattamente come legarle, quindi magari farfuglierò un pochetto nelle cose. La prima domanda è difficilissima intanto. Sulle questioni, allora, su questa cosa del disagio di strappare lungo i bordi e di come può essere comune denominatore, come ci si risponde, allora, la premessa nella premessa nella premessa è che parliamo di cose che sono, secondo me, sempre estremamente delicate, perché in realtà mescolano una dimensione sociale che evidentemente è data dal contesto e data da tanti elementi che sono stati citati anche qua, insieme anche a dimensioni molto intime, nel senso che a volte invece che riguardano anche poi il vissuto di ciascuno, il carattere di ciascuno, le difficoltà che ognuno ha, e per cui ci sono persone anche più fragili, non tutte rispondiamo agli stessi modi a quelli che sono gli stimoli esterni, eccetera, e non tutti abbiamo la fortuna di avere intorno anche delle strutture, delle persone, delle strutture sociali, ma anche appunto affettive, familiari, eccetera, che sono in grado magari di aiutarci in certi momenti. Sicuramente esiste una dimensione. Io mentre venivo qua ho letto una roba, non è che mi stavo facendo i cazzi miei al telefono, mi sono preso questa cosa perché sono stato, io ho una grande guerra contro i virgolettati in generale, che per me sono una roba che mi fa impazzire, mi attribuiscono qualsiasi stronzata nei virgolettati dei giornali, e una delle cose che mi hanno messo, c'è scritto zero calcare due punti, il successo arriva solo quando ci credi e ti impegni. Secondo me questa è esatta, cioè che mi viene messa in bocca a me questa roba, a me mi fa impazzire, ma è esattamente una delle questioni sollevate qua, nel senso che l'idea che se tu ci credi e ti impegni in qualche modo ti condurrà sicuramente alla realizzazione e alla gratificazione, fa sì che se tu ci credi e ti impegni e quella gratificazione non arriva, tu ti senti un fallito, cioè ti senti una persona che evidentemente non si è impegnata abbastanza, non è stato capace di farlo, eccetera. Ed è parte, secondo me, evidentemente di quel senso di inadeguatezza che in qualche modo io personalmente il motivo per cui c'ho sempre una difficoltà a inserire questa roba in una tematica giovanile è che io ho l'impressione che alcune di queste, cioè un po' di questo senso
diciamo, di inadeguatezza, è qualcosa che uno spesso se lo porta appresso, sicuramente lo inizia a conoscere in età giovanile, probabilmente anche sempre prima, perché ormai questo tipo di pressione ce l'hai sempre, sempre prima. L'idea della performance, diciamo, l'asticella si sposta sempre più indietro rispetto all'età anagrafica delle persone, però è qualcosa che poi le persone si portano appresso per tutta la vita spesso, e infatti è il motivo per cui secondo me quella serie, nonostante io l'abbia fatta che avevo 38 anni, 37 anni, insomma un paio d'anni fa, riusciva a agganciare delle persone che erano molto più piccole di me, perché in qualche modo quel senso lo riconoscevano, e anche persone molto più grandi, perché sono delle cose che ti porti appresso sempre. Al tempo stesso credo che quella roba non parlasse a una serie di persone che magari perché magari quella cosa non la conoscono, perché poi per fortuna ci stanno pure persone che in questo senso sono molto più sicure. Il motivo per cui, cioè, la cosa che mi sembra, perché vorrei dire una cosa, ma non so se ti brucio le domande successive. No, tu vai, non ti preoccupare. Cioè, la cosa che nella condizione giovanile mi sembra particolarmente schiacciante, che in qualche modo unisce, secondo me, il filo di molte cose raccontate adesso, cioè dagli studenti arrestati a Torino, a Milano, eccetera, ma anche alla vicenda di Ugo Russo, è questa specie di schiacciamento tra i due poli, per cui da una parte ti raccontano una società in cui devi essere un vincente, e quando tu dici parlavi dei quartieri che diventano divertimentificio, quindi quartieri in cui spesso sono costruiti anche a volte per turisti, quindi magari da cui esistono persone che riescono a usufruire di quei divertimenti, e poi altre persone che in quei divertimentifici invece ci lavorano e basta, ci lavorano sottopagate, non godono, nulla di quella roba viene poi ridistribuito ai pischelli che magari come Ugo lavoravano in pizzeria o a chi in qualche modo fa girare i meccanismi di quell'ingranaggio. E poi appunto tu ti ritrovi che tu, da una parte, se tu non riesci ad avere accesso a quel divertimentificio, le soluzioni sono due: se fai le lotte per cercare di collettivizzare quella roba, eccetera, ti arrestano; se provi in qualche modo a prenderti un pezzetto di quello che ti aspetterebbe perché ci lavori e lo fai tramite gli espedienti e tramite evidentemente anche dei mezzi che non sono sempre all'interno della legalità, te sparano. Quindi quella dimensione lì mi sembra molto schiacciante, diciamo, nella condizione giovanile sicuramente, e questo era quello che mi sembrava un po' il filo conduttore tra queste due condizioni, che sennò apparentemente sembrano molto diverse. E allora la domanda dopo si collega sempre al nostro titolo: perché pensi allora che la mobilitazione giovanile faccia così paura? Quali sono secondo te i rischi che la controparte vede nella mobilitazione giovanile? E quindi poi scaturisce il perché di una necessità di privarci per esempio dei nostri spazi sociali, e quindi di indicarci un modello che è appunto prettamente disciplinare e normativo. Perché? Quali pensi che siano i rischi che la mobilitazione giovanile porta effettivamente? Pure qua io provo a dare una risposta che non lo so, cioè dovrei pensare di più, però insomma, peraltro è una risposta di persona, cioè, invidiosa dei voi giovani, quindi non è detto che sia necessariamente quella giusta. Io ho l'impressione che il punto è che questo paese odia sostanzialmente il conflitto più che il conflitto giovanile, cioè il conflitto tout court, il problema, ed è un problema che ci portiamo appresso da sempre, e questa cosa mi sembra evidente dal fatto che non esiste una presa di parola pubblica all'interno del dibattito di questo paese che non cominci con l'abiura e la dissociazione dal conflitto. Cioè ogni cosa che si può sentire è comunque premesso che condanno gli scontri, premesso che condanno le violenze, tutto parte da quella premessa, e
lo specchio di questa premessa è che tutto inizia con intanto solidarietà alle forze dell'ordine, cioè ogni tipo di discorso pubblico per poter prendere la parola devi partire da questo presupposto qua. E questa cosa, secondo me, che evidentemente noi ci portiamo appresso dagli anni 70, cioè dal grande trauma di quella stagione lì, per cui questa cosa va esorcizzata in tutti i modi possibili e immaginabili, questa cosa fa sì che di fatto siamo uno dei paesi con il minor conflitto che c'è sta in Europa, e questa cosa peraltro è qualcosa che di fatto il conflitto, al di là della sua dimensione anche folcloristica, di fatto è un motore di democrazia, perché poi è un motore di dibattito, è un motore di avanzamento delle condizioni de vita delle persone, eccetera. Quindi è qualcosa che penalizza la vita di tutti sicuramente, e questa cosa secondo me è stato messo un tappo grosso a questa cosa. Evidentemente questa cosa nasce nei pischelli, ma nel senso che io credo che l'abitudine a, cioè le occupazioni studentesche, a me ad oggi a 39 anni spesso non è che necessariamente io mi sento particolarmente agganciato dalle motivazioni di ogni singola occupazione, di ogni singolo liceo, eccetera, però mi dà l'impressione che in qualche modo è una palestra, cioè è qualcosa che ti mette già in età giovanile a un confronto con l'autorità, all'idea di vertenzializzare alcune cose, a capire come si possono spostare degli equilibri tra un pezzo di società che nella scuola ricrea in piccolo la società che ci sta fuori e un pezzo invece di autorità, eccetera. Cioè sono tutte delle cose che negli anni si è visto come sono state di fatto sono stati incubatori di quello che poi sono stati i motori del conflitto nel resto della società, le scuole, le parti giovanili, eccetera. Smembrare quella roba, cioè rendere quella roba impossibile, cominciare a reprimere come si farebbe, cioè come si fa con non so, l'eversione, cioè cominciare a farlo nelle scuole, significa sostanzialmente impedire che quella roba cresca mai e vada mai fuori. Io ho un po' l'impressione che è questa qua la motivazione di questo accanimento che ci sta rispetto alle cose giovanili, perché poi allora non è che la società di oggi sia spoliticizzata rispetto a quella di qualche anno fa, perché paradossalmente tutti i social cioè, in realtà hanno dato un sacco di spunti di opinionismo su questioni, nel senso che influencer che parlano di fatti anche c'è anche delle robe importanti, interessanti, ce ne stanno a iosa, e se uno si vuole informare, fare un'opinione, dibattere su internet di temi anche molto avanzati, anche di livello alto dal punto di vista anche proprio dei contenuti, eccetera, quella roba ci sta ed è anche un grosso spazio di mercato, nel senso che poi queste persone vengono invitate dappertutto, anche nel mainstream, eccetera. L'importante è che quella roba però rimanga molto chiusa all'interno di ambiti molto individuali e molto atomizzanti, in cui sei te che fai la diretta ai follower, in cui sei te che questa roba la esprimi su internet. Il problema, quello che mi sembra che viene, che è oggetto di un attacco, è tutto quello che invece riguarda le persone che si incontrano nella vita vera, cioè gli spazi collettivi, gli spazi di cui la gente si riappropria, cioè quella cosa là che poi in realtà è quello su cui poi si organizzano le vertenze, perché le vertenze non le fanno le persone che si svegliano la mattina e parlano ai follower su internet, le fanno le persone che si incontrano e che insieme si cercano di riprendere un pezzo di vita. Quella cosa lì mi sembra che è quella penalizzata molto, ed è chiaramente appunto nella sua prima espressione che è quella giovanile. Allora, questo è molto difficile, quindi metto già le mani avanti. Volevo solo appunto guardare un po' le ultime due grandi date che abbiamo attraversato qui a Torino,
quindi quella del 3 e dell'8 marzo, e quindi rispettivamente lo sciopero per il clima e quello transfemminista. E io credo, vivendole, che i giovani siano riusciti a portare un po' in piazza l'incertezza del futuro, a portare un po' la loro paura del domani. E quindi la domanda molto difficile è, secondo te quali possono essere le leve della società per riuscire a ricostruire un riscatto e riacquistare quella voglia studentesca di riprendere in mano un futuro che adesso è così incerto e riuscire a modellarlo diversamente, una forma che più ci appartiene? Non so un cazzo di come rispondere a questa domanda, questa me l'avevi detta mezz'ora fa, ci ho pensato un sacco e non riesco minimamente a avere una bozza di risposta a questa cosa, nel senso che mi sembra richiedere un grado anche di speranza e di ottimismo che non riesco ad avere in generale. Io sono estremamente crepuscolare in questa fase della vita. L'unica cosa che ti posso dire, ma è veramente in una roba, non so come dire, è veramente piccola ed è una risposta veramente sminuente della domanda che tu hai posto, è il fatto che l'incontrarsi e il provare a sostenersi insieme per cambiare delle cose non è detto che effettivamente poi questa roba ti aiuterà a cambiare il tuo futuro necessariamente, perché non lo so se ci sono, cioè io non ho la certezza di quali sono le leve che funzionano, che faranno sì che tutta una serie di battaglie ti condurranno alla vittoria. Non saprei veramente come indicare, neanche che strategia seguire, però penso che il fatto stesso di incontrarti con delle persone che la pensano come te e che cercano di fare questa cosa insieme, qui ed ora te migliora un po' la vita e l'oggi. Cioè questo è quello che almeno per me è stato l'incontro con questo mondo qua, nel senso che io se oggi sto qui a Scatasuna e è perché da Pischello, che abitava a Rebibbia, dove non c'è stava niente, dove anche le attività dei miei coetanei in qualche modo a me mi facevano sentire tagliato fuori, ma non per una questione di censo, perché non è che io non potessi permettere permettermi di andare a ballare come il mio compagno di classe, ma semplicemente perché era una dimensione che non mi apparteneva, in cui non mi sentivo a mio agio, in quella cosa là, insomma, cioè stavo in difficoltà, stavo in un quartiere in cui la sera, cioè, quando non c'avevo una macchina non potevi, cioè non c'è niente, non puoi uscire perché è collegato di merda, quando non c'è più la metro non c'è nulla, non c'è un cinema, non c'è una libreria, non c'è una sala concerti, non c'era niente, l'unica cosa che c'era era un centro sociale, uno spazio occupato, e l'incontro con quella tribù là, la tribù del punk prima e dei centri sociali dopo, è quello che a me mi ha dato una famiglia e delle persone che sicuramente mi hanno fatto quadrare intorno quando hanno avuto bisogno, mi hanno sostenuto e mi hanno sicuramente cambiato e migliorato la vita, ecco. Ecco, farei un'altra domanda che un po' mi veniva ispirata dal discorso che facevi anche prima tu sul conflitto, che un po' prova a interrogarsi rispetto a quali sono poi gli strumenti, no, appunto di riscatto che possiamo mettere in piedi per poter uscire da questa situazione complessiva. Chiaramente non possiamo avere la palla magica e saperlo, però ci sono dei tentativi, no, che esistono, collettivi, di organizzazione, eccetera. Sicuramente il tema degli strumenti oggi è centrale perché, come abbiamo già detto a lungo, sono proprio questi strumenti che vengono messi sotto attacco e che poi sono quelli che, insomma, i nostri nemici più in generale provano in qualche modo a depotenziare, no?
Sicuramente anche in momenti come questo sono un po' quello che le istituzioni, la polizia provano a impedire, ad esempio, no, con l'operazione assurda di bloccare Corso Regina per sequestrare delle casse alle 6 del mattino, cose del genere che, diciamo, possono farci sorridere, ma più in generale rappresentano un quadro abbastanza inquietante e triste, no? E mi rivolgo anche al Comitato Verità e Giustizia per Ugo Russo in questo senso, come già accennavo prima, appunto nel momento in cui ci poniamo la domanda del come poter fuoriuscire da certe situazioni, dal come poter in qualche modo costruire un'alternativa possibile, per quanto appunto ancora indefinita, ancora in divenire, ma comunque sicuramente in opposizione, in antagonismo rispetto a quello che ci viene proposto oggi. Esperienze come quella del comitato, appunto nato da un qualcosa che poteva affondare una famiglia, che poteva appunto rinchiuderci in una casa e impedire che la vita potesse andare avanti in un modo dignitoso, invece questa esperienza invece ci dimostra che la dignità si costruisce proprio nelle lotte e nella contrapposizione costante a una certa dialettica che viene fatta su di noi. Prima Michele diceva la questione per cui appunto il conflitto è sempre quella cosa che fa paura, no? Che c'è una dimensione politica che viene accettata perché è compatibile, perché serve in qualche modo, perché serve appunto a trasformare, anche a svecchiare certe politiche che ormai non funzionano più neanche per la nostra controparte, che quindi ha bisogno in qualche modo di fare sue quelle che sono le nostre istanze, e il conflitto, che invece è sempre quella cosa da cui si prova a prendere distanza, è proprio invece l'elemento che pone un confine tra un noi e un loro, un confine che oggi è più necessario che mai, e appunto lo stimolo che vorrei provare a dare ai nostri ospiti, ma anche al pubblico, se poi insomma si vuole iniziare a dibattere in proposito, e appunto quali sono le dimensioni di autodifesa che poi si possono trasformare anche in un attacco propositivo per costruire insomma piccoli pezzi di questa grande utopia che insieme ci poniamo su tanti livelli. Io lascerò rispondere il comitato, perché è difficile come domanda. Sì, effettivamente è complesso. La realtà è che, devo dire, noi tutta la lotta per la verità e la giustizia per Ugo, l'abbiamo sempre detto, è una lotta anche appunto per le ragazze e i ragazzi dei quartieri. Quello che ci è sembrato subito evidente appunto è che in qualche modo a nascere in un certo quartiere, in un certo territorio, un quartiere popolare, una periferia, sembra che un pezzo di società, sicuramente le istituzioni, ma appunto un pezzo di opinione pubblica, un pezzo di società, abbiano già, diciamo, un marchio riservato per te, sappiamo già qual è il tuo destino. È anche per questo che le narrazioni su Ugo, tutto il fango è stato buttato appunto sulla famiglia di Ugo, ma anche proprio sulla sua memoria, e perché in qualche modo per tante persone Ugo era da schiacciare, diciamo, su quello che stava facendo quella notte, ma in qualche modo era già destinato a essere appunto un criminale, solo perché era nato in un certo quartiere. La realtà è che a Napoli, appunto, lo diceva Michele prima, appunto non solo a Napoli, esistono due città: c'è la città vetrina, la città dove si macinano profitti,
soprattutto in tutto quello che è legato al turismo. E poi c'è invece la città di chi comunque fa, di chi lavora nella ristorazione, di chi lavora, diciamo, di chi ogni giorno è sfruttato e sfruttata in lavoretti sottopagati. Ugo ne è appunto un esempio, comunque ne ha fatti tanti di questi lavoretti, ed è insopportabile che da un lato veramente i profitti crescano a dismisura e non, in realtà a queste ragazze e a questi ragazzi non viene dato nulla, anche perché appunto sono proprio i territori dove nascono e crescono che vengono raccontati solo in un certo modo. Di questi territori, di questi quartieri, nessuno si ricorda se non quando se ne deve parlare in termini di ordine pubblico. Anche per quanto riguarda la storia del murale, in realtà il murale sorge in questo quartiere dove comunque nessuno, nessuno delle istituzioni, l'opinione pubblica, la stampa non si sono preoccupate, diciamo, di quali sono ad esempio le condizioni abitative, di quali sono le condizioni delle case, di quali sono le condizioni anche, diciamo, lavorative delle persone che ci vivono. Ci si ricorda di questo quartiere perché a quanto pare il problema più grosso di questo quartiere è un murale con scritto Verità e Giustizia, che ricorda un ragazzo che è stato ucciso da un carabiniere fuori servizio. Evidentemente questo forse è il problema più grosso. Noi crediamo veramente che la lotta per Ugo sia anche una lotta per le ragazze e ragazzi di questa città, di questi territori, perché appunto crediamo sia veramente necessario rivendicare spazi di socialità, rivendicare spazi di formazione, spazi di sport. Noi per esempio abbiamo un'idea, abbiamo ragionato tanto sull'idea per esempio di una palestra popolare qui nel quartiere. Ci siamo scontrati con l'assenza totale di spazi per fare questo in questo quartiere, e con la difficoltà di trovare dei luoghi appunto per costruire una socialità diversa in una situazione in cui l'intenzione della controparte è chiaramente sempre quella di disciplinare qualsiasi spazio. Napoli è una città dove, anche un po' raccontata così, però è effettivamente una città dove ancora la piazza è un luogo di socialità, è un luogo di ritrovo, però sempre di più il processo di turistificazione, questo processo di messa a valore della città, si porta dietro anche un processo di forte disciplinamento dei luoghi, in cui le piazze non sono luoghi dove si deve giocare, si può stare assieme, si può fare socialità, ma devono essere, come dire, neutralizzate, devono essere pulite. Alla fine questo significa che devono essere svuotate, perché le piazze decorose, che vogliono loro, sono piazze vuote, e le piazze indecorose sono in realtà le piazze piene di ragazze e ragazzi che giocano, che fanno socialità, che si divertono, diciamo, senza ingrassare le tasche di un certo tipo di consumo. Ecco, anche il consumo, diciamo, non privilegiato che si cerca di disciplinare. Allora, probabilmente il modo è quello di cercare di tenere aperti questi spazi il più possibile, di impedire che si richiudano, cioè che gli spazi pubblici rimangano pubblici, rimangano luoghi per le ragazze, ragazzi, per le persone in generale, per incontrarsi senza dover a tutti i costi consumare, diciamo, e spendere e comunque alimentare i profitti di un certo pezzo di società, e appunto riuscire a costruire luoghi dove appunto fare una socialità alternativa, dove avere occasioni di formazione, occasioni di sport, occasioni di formazione anche e soprattutto non formalizzate, perché comunque spesso magari è anche la scuola o un certo, diciamo, delle scuola che per certe ragazze e ragazzi sembra rinunciare già in partenza, perché non corrispondono magari a una certa idea di studente o di studentessa. Ecco, probabilmente quello a cui noi teniamo veramente e che riteniamo sia parte della nostra lotta è proprio
l'idea di tenere aperti, diciamo, di riuscire a impedire che le città si richiudano e diventino luoghi totalmente normati, disciplinati e quindi poi alla fine svuotati. Io vorrei dare una risposta da fumettista e non da compagno a questa domanda, nel senso, no perché sono un mitomane, ma perché credo che la risposta data adesso, secondo me, coglie un sacco di punti e più che altro mi permette a me almeno l'elemento specifico, cioè il mattoncino che provo a mettere io in questa cosa qua, è che proprio perché penso che questo tipo di lotte, questo tipo di processo sia sempre collettivo e che sono le cose che fanno appunto le persone che si mettono insieme e che decidono appunto magari di tenere aperti degli spazi, eccetera. Quello che provo a fare io coi fumetti è provare a, nel mio piccolo, creare uno spazio di dibattito che sia un po' più amichevole verso quelle esperienze rispetto a un insieme al resto del dibattito che di solito è in galera e buttare la chiave. Nel senso che anche tutta l'idea di tenere quell'equilibrio tra le cose, che cazzo ne so, la prima serie su Netflix che magari c'ha un pubblico ampio perché parla dei temi in cui magari ci si possono riconoscere tante persone, eccetera. L'idea mia è che quella cosa dia un senso, cioè in cui se le persone ti riconoscono come una persona normale in qualche modo, non un alieno o il santone della militanza, eccetera, ma come qualcosa in cui si possono riconoscere, quando poi parli della vicenda di Ugo Russo, quando poi parli di una vicenda che in qualche modo ha il pischello o chiunque in famiglia, sul posto del lavoro, è abituato a parlarne soltanto guardando l'articolo di giornale e pensando ancora questi rompicazzo, questi devono andare in galera, perché non li arrestano tutti, eccetera. Se tu da una persona che reputavi normale riesci a leggere qualcosa che incrina un po' quel tipo di narrazione, la speranza mia è che quel tipo di vertenza riesca ad avere, non dico più persone che la sostengono, ma magari un po' meno persone che la bollano subito come qualcosa di alieno. Ecco, questo è uno dei contributi che penso si possa dare. Ma i contributi questa sera da parte dei nostri ospiti sono stati davvero molti. Però insomma anche le persone che stanno assistendo a questa discussione sono tantissime, per cui direi che se ci fosse qualcuno che insomma volesse intervenire per aggiungere qualche elemento anche rispetto a quelli che nominavamo, possiamo iniziare un po' appunto a confrontarci. Qua ce ne abbiamo già due. No, vabbè, in realtà non ho una vera domanda, anche perché stare davanti a Zero Calcare, cioè, mi mette, non so, di ansia. Vabbè, io sto davanti a 400 persone, mortacci tua. Vabbè, Michele, allora, a parte che ci chiamiamo uguale, è già qua. Ma no, ma io non mi immagino tu che rispondi ai direct, cioè una roba come una rottura di coglioni immensa. Io ho contato, ci stanno... Vai, dillo, 3600 dillo. Puntini in questa cassa. Sei in grande. No, la media, 60 io ho fissato la bandiera dell'autonomia per non farmi pare. Comunque, no, in realtà non c'ho una domanda... Però il 25 marzo a Firenze la GKN insorge di nuovo, quindi io lo voglio segnalare a tutti e a tutte e a tutte. E il 25 marzo a Firenze è il caso di calare tutti insieme per gli operai e le operaie della GKN che sono da 6 mesi senza stipendio, perché appunto il padrone di merda, perché ricordiamolo, i padroni sono la merda e ve lo voglio ricordare, ma io lo so, non so se lo sapete anche voi.
non gli pagano lo stipendio, quindi non c'ho domande per Michele perché è in grande, cazzo gli devo dire, ma il vero punto è, regà, il 25 calate tutti a Firenze con la GKN perché agli operai farebbe piacere vederci tutti insieme da Torino. E niente, passo la parola a chi ha cose più interessanti da dire, però volevo ricordarvi appunto questo evento. Sì, grazie per avermi dato la parola. Io volevo dire che volevo ringraziare appunto questo posto perché in realtà la serie Strappare lungo i bordi io l'ho vista qui per caso, se devo essere sincero, quindi tutti e tutte me ne parlavano, però mi dissero vieni alla Scatatona stasera, io sono venuto cioè in maniera molto, come dire, random, cioè di passaggio, poi sono riuscito ad entrare, quindi la serie me la sono vista e devo dire che mi ha colpito molto proprio perché vedevo anche questa capacità di riuscire a parlare di tematiche anche disagianti in un'ottica più ironica, diciamo, in un'ottica più che potesse essere aperta, diciamo, a tutte le persone. E inoltre vedevo appunto questo disagio, anche questa capacità empatica in un certo senso di rappresentare un disagio, appunto noi qua parliamo di disagio giovanile, e io ho visto appunto una grande espressione del disagio attraverso questa serie in chiave ironica. Poi mi vorrei riallacciare a quello che ha detto Michele all'inizio, ecco, soprattutto sul fatto, sulle cose che avevano scritto i giornali, appunto Zero Calcare è bravo perché si impegna, questo fatto dell'impegno in un certo senso. Io sono d'accordo con quello che ha detto lui, cioè tante volte anche all'università si dice una persona è in grado appunto di finire gli studi, se si impegna si in un certo senso si esalta questa falsa meritocrazia. Io, se devo essere sincero, quando sono arrivato qui a Torino a 18 anni, molto spesato anche perché appunto vengo da più di 1000 chilometri di distanza, con tutto il disagio giovanile che una persona appunto vive a 18 anni, in realtà mi sono sentito molto abbandonato soprattutto dall'università, se devo dire la verità. La prima volta che sono entrato in aula ho detto ok, io non passerò neanche un esame, perché mi sono sentito molto alienato da questo mondo, e se non ci fossero state delle persone come la mia famiglia, per esempio, che mi ha sostenuto a livello psicologico, perché comunque era un periodo difficile di ansia, anche un po' si può dire di depressione, e a livello economico io probabilmente l'università non l'avrei mai finita. Quindi infatti per me Zero Calcare non è famoso, sicuramente un impegno ce lo mette in quello che fa, non è che voglio sminuire questa cosa, però anche rispetto alla serie che ho visto, secondo me è una persona che è riuscita anche a ottenere il suo successo perché è una persona vera che è riuscita ad esprimere tramite il fumetto, tramite una serie, tramite l'arte, un disagio anche in chiave più, in un certo senso, ironica e simpatica. Quindi in realtà la domanda a proposito di questo, e volevo chiederti quanto appunto magari in momenti difficili, in momenti giovanili più difficili, le persone che hai avuto, che ti sono state accanto, e il fumetto appunto ti hanno aiutato a poter esprimere qualcosa che è difficile da esprimere in altre maniere e che a volte è proprio difficile da far uscire. Quanto sei potuto essere stato, cioè sei stato te stesso attraverso il fumetto, anche perché molte volte io, quando sono sotto tensione, faccio dei disegni di merda, ovviamente non paragonabili ai tuoi, però mi viene proprio da disegnare, cioè comunque io vedo che è l'espressione di una tensione, è l'espressione di un qualcosa. Quindi questa è la mia domanda, semplicemente. E posto che grande empatia, io in realtà sono durato 3 mesi all'università, mi hanno steccato al primo esonero, mi hanno steccato al secondo. A tutt'oggi mi sento un coglione, nel senso, mi sento questa roba l'ho vissuta molto male, perché mia madre era laureata con grandi sacrifici, quindi a me mi sembra di aver riportato indietro nella scala del progresso sociale la mia famiglia, eccetera, e non c'è nessun tipo di traguardo lavorativo che mi riesce a levare questa cosa qua, quindi insomma in realtà anch'io odio questa retorica che mi è stata infilata a forza nel cervello e da cui non mi riesco a liberare, evidentemente. E il disegno mi ha aiutato un botto, sicuramente. I fumetti mi hanno aiutato un botto, nel senso che sono stati l'altro specchio, cioè dicevo, da una parte questi spazi, questo pezzo di mondo qua è stato quello che mi ha accolto quando non mi riuscivo a trovare con le persone intorno a me, dell'età mia, eccetera, e però l'altra parte l'ha fatta sicuramente il fumetto, nel senso che io poi sono comunque una persona timida e quindi tante robe anche
non sono stato magari in grado negli anni di dirle eccetera e di tirarle fuori, e il fatto di avere trovato a un certo punto, in realtà da grande, nel senso che i primi fumetti che ho fatto che in qualche modo fossero autobiografici, che parlavano di me e delle cose che vivevo, sono stati a 26-27 anni, e che in realtà sono quelli che sono stati poi quello che è diventata la profezia dell'armadillo, cioè la morte dell'amica mia Camille, il fatto di non sapere come elaborare collettivamente, perché in realtà questi spazi ti aiutano a elaborare collettivamente molte cose, compresi i lutti, perché hanno una loro ritualità, hanno un loro modo di ricordare delle cose, di calendarizzarle poi negli anni con il memorial eccetera, ma fuori, non soltanto questi spazi, che cazzo ne so, immagino che pure gli ultras lo facciano nelle curve o altri lo facciano, cioè altre comunità lo facciano, fuori da queste comunità questa cosa manca. Quando a me è morta una persona che non era di questi spazi, perché era una mia amica di quando ero ragazzino, quindi precedente al mio incontro con questo mondo qua, io non sapevo come trovare il modo di fissarla nella mia memoria, di tirare fuori quello che c'era, perché non c'era qualcosa decodificato in qualche modo con cui farlo. Il fumetto è la chiave che io ho trovato per fare questa cosa, e ad oggi ti direi che mi ha aiutato a passare attraverso, cioè almeno a mettere nero su bianco tanti momenti della vita mia che se no non avrei saputo bene come elaborare. Ciao, anche io sono un po' imparanoiato ad essere qua. Volevo ringraziare tantissimo la testimonianza dei genitori di Ugo, oltre a Michele che sei qua, e perché tramite Michele io sono riuscito a conoscere la storia di Ugo, quindi quello che fai, per quel poco che vale la mia testimonianza, funziona. E più che fare una domanda, mi faceva piacere qua fare un intervento e raccontare una roba che quando racconto tendenzialmente vedo che le persone non conoscono. Io sono di Nichelino, vivo qua a Torino da poco tempo, però ho sempre frequentato Torino, ma continuo a lavorare a Nichelino in una scuola professionale con ragazzi che io non conosco né Ugo né la realtà di Napoli, ma associo molto a quella realtà lì, a quel mondo lì, ed è complicato, ed è complesso lavorare a scuola con questi ragazzi, ma non perché le difficoltà vengono dai ragazzi. Certo, i ragazzi sono complessi e complicati, ma la difficoltà sta nel fatto che manca tutto. Io parlo appunto nella mia esperienza a Nichelino. Oltre a non esserci niente, come raccontato te prima, a Re Bibbia, non c'è manco un centro sociale, quindi ci sono giusto degli oratori, ma fanno delle cose anche un po' diverse. Quindi i ragazzi che incontro io sono ragazzi che fanno delle azioni che tendenzialmente vengono condannate, perché ci viene anche naturale da condannarle, ma gli mancano strumenti, gli mancano risposte, e sono lasciati un po' a loro stessi. Io avevo piacere di raccontare questa cosa qua un po' perché noto il fatto che sono contentissimo di sapere che nella mia città, ci sono altre realtà, licei che occupano, che fanno politica, che cercano di comunque autoformarsi o formarsi, emanciparsi, e che ci siano manifestazioni come quella del 3 marzo, dell'8 marzo. Io ai miei studenti venerdì scorso, che era il 3 marzo, erano tutti a scuola, non sapevano neanche che c'era la manifestazione, e quando gliene provo a parlare
cioè per loro è difficile capirle queste realtà, e spesso la risposta che mi sento dare da loro, se entro in questi discorsi, è: ma tanto non cambia niente. Allora volevo semplicemente dire che esistono anche queste realtà su cui vorrei dare una piccola voce affinché non vengano dimenticate. Se qualcuno ha voglia, non lo so, mi venga a beccare, ci facciamo una birra, due chiacchiere, perché ce n'è bisogno di intervenire. E quindi scusate, mi sono preso questo spazio per far sentire questa voce, non avevo domande da fare a Michele o a Ugo se non ringraziarli e ringraziare voi per la serata. Ciao, volevo chiederti, secondo te un militante che è anche un creativo, un artista, un designer, come può essere più incisivo, oltre che fisicamente, per organizzazioni, iniziative e a fianco di compagni e compagni e compagno? No, non lo so, è una vita di frustrazioni in realtà, quella de... cioè, nel senso che comunque... tutte le tue velleità artistiche, grafiche, eccetera, saranno sempre comunque frustrate dalle esigenze dei compagni, che sono sempre quanto di più antiestetico e orribile, verrà mai partorito da chiunque. Per cui tu puoi fare una roba fighissima, ti diranno comunque no, perché deve essere brutto, didascalico, sempre uguale, eccetera. Certo, esattamente. Io faccio soltanto manifesti tutti uguali, con il ragazzo padre, la precaria, il ragazzino, il vecchio partigiano, una cosa, perché praticamente dobbiamo fare sempre tutti la stessa cosa. Però mi rendo conto che sono due esigenze che sono entrambe molto importanti, nel senso che da un lato gli strumenti che tu c'hai da designer, da persona che magari ha un gusto o una capacità, le cose che uno sa fare bene, una skill, insomma, in qualche modo, e non so come cazzo si dice in italiano, una dote è brutto, come? Competenza, bravissima, cazzo. Cioè bravissimi, perché avevi detto in 100, esatto, quelle che sono le tue competenze sono sicuramente un fattore molto importante, perché sicuramente poi hanno un effetto sulle persone, però quelle che sono invece le esigenze collettive, che magari non hanno quella sensibilità ma sanno cogliere quali sono i punti da mettere a fuoco importanti, quella roba è altrettanto importante. Quindi l'unica cosa che te mi viene da dire è che ci devi avere una pazienza infinita per cercare di mettere insieme e di trovare un punto di equilibrio in quella cosa, accettando di sacrificare parte delle tue competenze e del tuo gusto per quella cosa lì, e basta, e che quanto più possibile farlo cercando di mettere le tue competenze a disposizione, di essere l'anello terminale di quella collettività e di non cercare di sopra determinarla in qualche modo, ecco. E nel frattempo possiamo ancora dare spazio a un paio di domande, però salutiamo Enzo e Sara, li lasciamo andare a riposare visto che ieri hanno anche avuto una giornata impegnativa con il processo. Li ringraziamo tantissimo per il contributo che hanno dato a questa discussione, speriamo sentiate gli applausi anche per voi, e vi mandiamo un abbraccio e speriamo di vedervi presto ancora. Ciao. A discutere insieme. Ciao, grazie. Buonasera a tutti e a tutte. E volevo aggiungere un'ultima cosa, se posso. Vai pure. In questa settimana scorsa abbiamo letto un articolo di una testata giornalistica che Michele sa bene come ci ha massacrati fino ad oggi, che ci massacrano ancora, che la loro battaglia per cancellare Morales
è una battaglia di senso civico e di civiltà. Noi l'abbiamo intrapresa, che loro vogliono la civiltà che vogliono loro, e che noi abbassiamo la testa e vogliamo far sapere che noi la testa non la abbassiamo mai. Grazie. Non abbiamo assolutamente dubbi su questo, grazie anzi per il lavoro che fate quotidianamente. Un abbraccio. Se c'è qualcuno che vuole ancora intervenire. Ciao, ciao a tutti, buonasera, ciao Michele. E niente, non è una domanda, è semplicemente un ringraziamento. Vado a braccio come te. E io ho iniziato a seguire Michele all'incirca da poco prima dell'uscita della profezia dell'armadillo, quindi un bel po' di anni fa. E quello che provo verso di lui è un bene infinito, perché comunque mi sono sempre ritrovata un pochino, per molti tratti anzi, all'interno delle sue storie, dei suoi racconti, dei suoi fumetti. E crescendo col passare del tempo, passando da studentessa a persona inserita all'interno della società lavorativa, avendo comunque cambiato diversi lavori, anche di tipo diverso, passando dal commercio, commessa, a ruoli diversi di tipo impiegatizio, quello che percepisco personalmente nella società attuale è, sì, confermo, una costante pressione a livello di performatività, nel senso che devi sempre essere pienamente sul pezzo, e crescendo le parti più, cioè un appiattimento, arrivi ad essere praticamente, io paragono una vita come girare sulla ruota del criceto costantemente, rincorrendo e rubando il tempo per momenti di, non, più che svago, anche di crescita e arricchimento della propria personalità e dei propri interessi, eccetera. Tutto questo col passare del tempo diventa appiattente e frustrante, e spazi, luoghi, momenti come questi sono, e non solo momenti, anche proprio libri, fumetti, eccetera, aiutano a avere un'esistenza meno grigia, meno opprimente. E quindi grazie, grazie Michele, io ti voglio tanto bene, lo sai. Grazie comunque, ciao. Ciao a tutti, in realtà io sono venuta a fare una domanda rivolta in realtà a tutti quanti. Io andrò a parlare del sistema scolastico, vorrei fare una piccola premessa, nel senso che non parlerò di università perché è il punto di vista comunque di una ragazza di... comunque io faccio solo seconda liceo, quindi col mondo dell'università non ho proprio esperienza. In particolare io è da sempre che noto una deresponsabilizzazione dei ragazzi, nel senso che non è mai colpa dei ragazzi, un ragazzo si comporta male, è colpa dei genitori, è colpa dell'ambiente, è colpa degli insegnanti, ma non è mai colpa del ragazzo. E questo fino alla quinta liceo, prendi il diploma e poi vieni scaraventato in un mondo in cui ogni singola azione, la responsabilità di ogni singola azione ricade su di te. Quindi a mio parere il sistema scolastico è un sistema che dà più importanza al sapere come si risolve un'equazione di secondo grado che al prepararti alla vita vera. Volevo chiedervi, secondo voi, voi che ne pensate del sistema scolastico italiano, secondo voi è adatto
a una generazione che comunque deve affrontare un cambiamento climatico senza certezze sul futuro. Non si sa nemmeno se nel 2050 avremo ancora acqua. Non sappiamo se potremo avere figli e che futuro garantiremo ai nostri figli. Secondo voi il sistema scolastico è adatto? C'è state voi nel sistema scolastico, io sono uscito 20 anni fa. Quindi... No, date voi la risposta a questa cosa. Vieni Greta, tu sei l'unica vera studentessa. Oddio, allora, sento la pressione che sente Michele ogni volta che gli fanno una domanda. Allora, beh, è chiaro che c'è una mancanza e una carenza nel sistema scolastico, noi diciamo italiano perché alla fine viviamo solo questo e abbiamo visto che in realtà ci sono degli esempi di sistema scolastico che sono effettivamente più funzionali e come hai detto tu, se vai a guardare poi questi sistemi scolastici che funzionano meglio sono quelli che lasciano lo spazio all'individuo di crescere, di arricchirsi sì tramite la scuola ma dandogli degli strumenti che poi utilizzerà fuori da essa. Nel momento in cui è chiaro, ci viene detto che per la nostra formazione culturale comunque ci sia bisogno di studiare quello che c'è stato, quello che è successo, perché c'è chi crede appunto che la storia sia ciclica e quindi si ripeta anche in forme diverse e quindi ci sia bisogno di conoscere tutto quello che c'è stato e tutto quello che ci ha portato a quello che siamo oggi. Ma sono d'accordo con te sul fatto che ci sia una mancanza nell'insegnare quello che poi arriverà domani. Perché chiaramente dopo 5 anni, parlo da liceale ovviamente, veniamo appunto proiettati in un mondo adulto dove ci vengono richieste certe capacità e quasi si prevede che noi le abbiamo già ben mature e alla fine ci troviamo davvero persi perché ci siamo fermati in una scuola che, per come la vivo io, è una scuola anche che si rifiuta di far entrare la parte più politica degli studenti. E appunto politica che non sta per forza nell'essere militante, nel voler intraprendere una vita, una via più militante, ma anche solo nel leggere le notizie, nel portare in classe i conflitti armati in giro per il mondo, parlarne, discuterne, stimolare a una discussione che poi può vertere in qualsiasi modo, però innanzitutto dare uno spunto, una scintilla che poi ognuno dei ragazzi è in grado di coltivare o meno, di portare avanti o meno e sento che questo ovviamente è dato anche un po' da una paura degli insegnanti di dover sempre risultare il più neutrali possibile e quindi dal punto di vista storico ma anche appunto di attualità la paura di riuscire a esporsi effettivamente con i propri ragazzi e quindi mantenere un po' quella distanza istituzionale che va mantenuta tra il professore e gli studenti che invece sono sempre un gradino un po' sotto, non riuscire a mettersi allo stesso piano ad avere effettivamente una discussione tra pari alla fine. Quindi certamente sono d'accordo con te e però penso, do anche una risposta a questa cosa, penso che appunto come diceva Michele prima, riuscire a trovare degli spazi di socialità in cui ci incontriamo tutti come generazione, ci rendiamo conto che le nostre sofferenze, le nostre difficoltà non sono solo nostre, alcune sì, ma altre sono di una generazione intera che si sta trovando il mondo in mano e che mondo si sta trovando in mano. E quindi riuscire a coalizzarci tutti quanti insieme e tutte quante e riuscire a semplicemente scambiarci opinioni, idee, riuscire a costruire veramente qualcosa che appartenga a tutti e a tutte e non lasciare che questa lotta di appunto di avvicinamento sia lasciata un po' a pochi e riuscire invece a renderla davvero partecipata, penso che possa essere una risposta nel cercarci da soli una risposta per il futuro, perché per come ce la lasciano ora ci lasciano a mani vuote ma ce le riempiamo da soli. Ciao,
Io non sono un grande parlatore o filosofo, purtroppo, però volevo ringraziarti perché mi hai fatto tanto ridere in un momento in cui ho tanto bisogno di ridere. Scusate, mi hai fatto tanto ridere in un momento in cui ho tanto bisogno di ridere. Secondo me, se l'arte è trasmettere un'emozione, sei bravo a farlo e sei un grande artista, quindi ti faccio i complimenti e ti ringrazio tanto. Solo questo. Mi pare eccessivo, però grazie mille comunque. No, è ripartito, scusami. Sì. Grazie. Volevo farti una domanda sulla comunicazione, perché secondo me se sei qui e se sei anche sui giornali che mettono dei virgolettati casuali che gli fanno piacere, è perché appunto penso anche che ti impegni molto ed è una cosa che ti riesce bene nel comunicare con persone molto diverse. E quindi volevo chiederti un po' com'è stato il tuo percorso per arrivare a questa cosa e anche quanto effettivamente è necessario cercare di cambiare il proprio modo di comunicare per arrivare fuori dalla propria bolla e per mandare dei messaggi. Allora, il mio percorso è molto eterogeneo, nel senso che io sono cresciuto con tutti i fumetti possibili e immaginabili, nel senso che sono cresciuto prima con Topolino, prima ancora col Corriere dei Piccoli, quella roba, poi Topolino, poi tutta la roba umoristica italiana, Cattivi, Sturmtruppen, Lupo Alberto, eccetera. Poi ho cominciato a leggere i supereroi, l'Uomo Ragno, gli X-Men, eccetera. Poi ho cominciato a leggere i manga, e Dragon Ball, Ranma, eccetera. Poi ho cominciato, diciamo, dopo i 18 anni, a leggere la roba, diciamo, più o meno autoriale, GP, Tank Girl, quel tipo di roba lì. Quindi diciamo che ho un bagaglio abbastanza ampio dei fumetti da quel punto di vista. E ho fatto un po', cioè nel senso che quello che faccio poi è un frullato di quella roba. Il motivo per cui te lo dico è perché c'ho un bagaglio formativo iper mainstream, cioè di roba che non è minimamente legata a una bolla, tantomeno a una bolla politica, ma è proprio de qualcosa il più comune e diffuso possibile. Quando mi sono trovato a provare a raccontare delle cose all'interno del nostro mondo, io ho cominciato a fare fumetti che vedessero le altre persone, a parte qualcosa nelle fanzine punk da ragazzino, però veramente per una piccolissima riserva indiana. La cosa un po' più che è uscita era quando intorno ai 17-18 anni, quando sono tornato dal G8 di Genova, ho fatto un fumetto che parlava di quello che era successo lì, che poi è circolato abbastanza, è stato anche venduto per raccogliere i soldi per i processi. Per me fu il primo momento in cui ho provato a esorcizzare a fumetti qualcosa che ci stava. Era però qualcosa di assolutamente interno a un ambiente militante sostanzialmente, e per i 10 anni successivi, cioè fino ai 27-28 anni, io ho fatto delle robe che erano tutte, diciamo, interne al nostro mondo. Questa cosa secondo me era, cioè funzionava per noi, ma c'era qualcosa che secondo me era poco comprensibile dal mondo esterno, ma io era una scelta mia quella di fare qualcosa così, perché mi sembrava in qualche modo, se facevo entrare gli elementi del mondo esterno comprensibili veramente dagli altri, cioè, o meglio, le cose, la palestra dei centri sociali ti dice che quello che fai deve essere molto didascalico e non, in qualche modo non deve lasciare nulla al caso, però è comunque un tipo di comunicazione che, almeno per come la facevo io, per come la assorbivo io, era comunque molto orientata a una comunicazione interna, nel senso che qualcuno che veniva da fuori, secondo me, aveva delle grosse difficoltà a riconoscersi in quello che facevo, a essere agganciato da quello che facevo. Quando ho cominciato a fare la roba del blog, che era una roba invece che io scindevo completamente dall'attività politica, diciamo, quindi che erano i cazzi miei, le cose che vivevo, dal il piumino, il copripiumino, quella roba là, quella cosa c'aveva
una platea gigantesca che a me mi ha lasciato stupito e mi sono chiesto ma com'è possibile che io, che comunque sono cresciuto nei centri sociali che sono una marginalità, che all'interno dei centri sociali della scena punk, che è la marginalità della marginalità, e della scena punk gli straight edge, che sono quelli che manco fumano e bevono, cioè la marginalità della marginalità della marginalità, com'è possibile che questa roba c'ha una platea di persone lontanissime da me, a volte che mi fanno orrore, cioè quale può essere il minimo comune denominatore? Quindi a un certo punto mi vivevo con molta paura, cioè, paura mi pare eccessivo, però diciamo che ritenevo che quando quella platea ampia avesse conosciuto quell'altra attività parallela, sostanzialmente avrebbero detto sta roba, cioè allora questa è una zecca di merda, come funziona? Cioè, non riuscivo a capire come poter unire quelle cose. Il modo che ho trovato per unirlo è stato sostanzialmente tenere quel, cioè mantenere una continuità con quel linguaggio, cioè il linguaggio, diciamo, pop, il linguaggio che fa riferimento a, che cazzo ne so, i cartoni animati degli anni Ottanta, il, cioè tutto quel pezzo di strumenti comunicativi che mi ero imparato a sviluppare dal blog ai primi libri che uscivano in libreria e che avevano una platea ampia, e provare con quel linguaggio lì a parlare dei contenuti anche più divisivi e più radicali. Quella cosa sicuramente non è che è andata liscia dappertutto, nel senso che ci sono una serie di persone che comunque hanno detto ah, allora è una zecca di merda, non te leggerò mai più, ho mai deluso tantissimo, eccetera. Però in generale mi sembra che comunque alla fine il saldo è positivo, nel senso che mi sembra che sono molte di più le persone che magari di quella roba non gliene fregava niente e che si sono trovate magari a leggere un libro come Kobane Calling che parla della guerra in Siria, piuttosto che quelle che poi se ne sono andate. Quindi tutto sommato sono contento di come è andata, ecco. Beh, vieni pure. Volevamo chiudere, però c'è un'altra domanda, quindi cosa faccio lo stronzo? No? No, tu non parli. Ecco qui. Grazie Michele, innanzitutto, grazie a tutti. E mi dispiace perché faccio una domanda difficile proprio quando volevate chiudere, però visto che l'hai citato appunto sul G8, diciamo che io quando avevo un anno quando al tempo di quegli eventi, però quando mortacci penso tua. Però quando penso a quegli eventi appunto lo vedo proprio come qualcosa, una forte repressione che ha tagliato con l'accetta la storia in un certo senso, e insomma quelli erano dei tentativi in un periodo come i primi anni 2000 che vedeva forti deregolamentazioni, privatizzazioni, e quindi mostrava anche questa primaria post-fordista del capitalismo, erano tentativi comunque di ritrovare un'organizzazione collettiva, un'alternativa collettiva anche di gruppi molto diversi. Ecco, secondo te appunto che effetto ha avuto sulla repressione che a tutt'oggi vediamo della ricerca di un'alternativa? Ecco, cosa... Ha premesso che io a 17 anni volevo solo andare a fare sconti, quindi tutta questa roba non ce l'avevo così chiara, però è vera sicuramente. E 17 anni. E guarda, secondo me ci ha avuto un grosso effetto sugli anni successivi, non esattamente, cioè non ha ammazzato tutto, perché poi ci sono state delle esperienze, tante cose sono nate dal post di G8, anche tanti spazi occupati, eccetera. Sicuramente è stato devastante per le pratiche, nel senso che a un certo punto per gli anni successivi tutto è stato schiacciato sulla questione violenza non violenza. C'è stato sicuramente da parte della generazione mia, secondo me proprio della mia in particolare, cioè della mia e di chi ha diciamo 5, 6, 7, massimo 10 anni più di me, però diciamo che mentre chi aveva conosciuto gli anni 70 era abituato a, comunque a un livello di conflitto molto alto, e noi, e quindi magari quella roba non è che l'abbia colpito particolarmente, noi secondo me ci siamo vissuti comunque qualcosa che per molti è stato traumatico e ti ha lasciato per gli anni successivi, rispetto a alcune cose, non lo so, cioè io ho visto
diciamo, paralizzarsi molte situazioni per il trauma di quello che era stato, di quello che era stato. Mi sembra che però negli anni poi successivi, diciamo negli ultimi 10 anni, con l'affacciarsi al mondo della politica, persone che non avevano così chiaro in testa quello che era successo, non l'avevano vissuto, magari erano così piccoli che non avevano manco l'età della ragione quando è successo, a ritrovarsi anche dei comportamenti un po' più, vorrei dire tra virgolette, spregiudicati, nel senso, ma secondo me già con l'onda un po' di sono state superate un po' di quelle di quell'incancrenirsi tra violenza e non violenza che c'era stato negli anni successivi, già nel 2011 quelle robe si sono un po' cominciate a sciogliere. Secondo me oggi quello, diciamo, non penso che quello che ci manca è dovuto a, ancora a quella cosa lì, se non, cioè, almeno non nelle generazioni giovani. Le generazioni giovani io credo che ci abbiano una verginità rispetto a quella cosa che a me mi fa sperare molto bene, ecco. Grazie, grazie mille. Ci teniamo a ringraziare Michele in chiusura, viste le tante riflessioni interessanti che sono uscite in questo dibattito, e allo stesso modo ringraziare tutte e tutti voi per la vostra presenza e per gli spunti che sono stati offerti. Ricordo che il festival andrà avanti anche domani, alle 16 ci sarà un dibattito denominato Rosso Banlieue, che proverà ad analizzare le forme di ribellione che esistono nelle periferie europee. Alle 18 poi ci sarà un dibattito sull'agroindustria e infine alle 21 un talk con diversi artisti, tra cui Willy Peyote, Mauras, Vanchiglia Sound System e tanti altri. Mentre dalla prossima settimana in università inizierà un ciclo di incontri a tema salute mentale. Il primo incontro si terrà al Campus Einaudi mercoledì 15 e più in generale vi invitiamo, per chi vorrà, a visitare gli spazi che tutti i giorni proviamo a mettere a disposizione del quartiere e della città gratuitamente, ad esempio quelli dei collettivi studenteschi universitari che si organizzano all'interno di questi spazi, il collettivo Prendo Casa che si batte per la lotta abitativa, perché a Torino ci sono centinaia di famiglie povere sotto sfratto che rischiano di ritrovarsi senza una casa. Il laboratorio artistico che per questo festival ha messo insieme oltre 50 opere di artisti indipendenti fuori dalle logiche di mercato provenienti da tutto il nord Italia. La nostra palestra popolare che offre box, Thai box, pilates, basket maschile, calcio maschile e femminile, calcetto e pallavolo misti. Quindi speriamo di rivederci, perché solo tramite la creazione di legami forti, reali e la valorizzazione delle proprie passioni al di fuori delle logiche del profitto si potrà creare qualcosa. Grazie a tutti e a tutte, buona serata. Ciao, grazie mille. Le donne del mondo, nel mondo si auto-organizzano, studiano pratiche, scrivono, picchiano, sparano, studiano, raccontano, si difendono, si nascondono se serve e urlano e manifestano andando incontro a repressioni e ritorsioni difficili da comprendere quando non si vive. Le donne in lotta nel mondo non hanno bisogno di qualcuno che le salvi, non hanno bisogno di diventare piccole icone nel nostro scenario eroico esotico. Non hanno bisogno di essere scimmiottate dalle femministe borghesi, né di essere salvate da eserciti dai quali poi doversi difendere. Saluti a tutte e a tutti. Con queste righe vorrei ringraziare tutte le persone
persone che in queste settimane mi hanno scritto, fatto arrivare il loro pensiero di solidarietà e sostegno. È un dono prezioso da ricevere dentro queste mura, un affetto che ho condiviso con tutte le altre detenute del carcere. Il presidio dall'esterno si è sentito e ha fatto ballare e sorridere, portando un po' di colore tra tutto questo grigio. Non ho mai dubitato della nostra forza e questa esperienza conferma solo questo mio pensiero. Nei primi giorni le altre detenute erano pensierose rispetto alla mia presenza qua dentro. Anche a loro sembrava un'ingiustizia. Dopo il presidio in molte mi hanno chiesto di spiegare chi ero e sono stata felice di poter raccontare tutto quello che insieme abbiamo fatto in anni di lotta, a testa alta, senza mai perdere lucidità e determinazione. Dalle lotte notava ai cortei a Torino e non solo, sempre a fianco di chi combatte per un mondo migliore. Della bellezza dei presidi e di tutte le iniziative che ci hanno visto passare giorni e nottate, fianco a fianco, sempre presenti l'uno per l'altra. Questi giorni qui dentro hanno solo rafforzato il pensiero che tutto quello che facciamo merita il nostro impegno, il nostro sforzo e a volte anche qualche sacrificio, ma sempre con la consapevolezza che un camminare collettivo è l'unica strada da seguire. Voglio mandare un saluto agli studenti e studentesse e tutti i giovani che sono scesi in piazza per far sentire la loro voce contro chi continua a sfruttare la terra per arricchirsi, ignorando il grido di rabbia che sale dalle piazze italiane. Sono con voi e vi auguro altre giornate di lotta, di non perdere l'entusiasmo e la voglia di essere protagonisti in tutte le lotte per il clima, ma anche per una scuola libera da ogni nuovo e vecchio fascismo. Un pensiero va anche a tutte le compagne e donne che scenderanno in piazza l'8 marzo e che riempiranno lo spezzone di NUDM. Vi mando il mio abbraccio. Anche da tutte voi ho ricevuto immensa solidarietà e anche se quest'anno non potrò esserci, sarò lì con il pensiero a gridare una volta in più che se toccano una, toccano tutte. È ovvio dirvi che molte delle donne con cui condivido il carcere si trovano qui per colpa di un sistema patriarcale che le isola e le rinchiude nel ruolo di mogli sottomesse al valore di un uomo padrone. E qui si vede solo un pezzo di questa società che va cambiata tutta insieme. Buon corteo e l'8 marzo sempre.